Ragazzi, sono felicissimo, sono contento perché stiamo lavorando come una grande squadra, questo è importante. E voi, il pubblico, siete la parte più importante. Gli applausi che fate vanno bene, ma ricordatevi che gli applausi devono essere sempre spontanei, così come la risata. E quindi mi raccomando, occhio sempre al nostro amico Vinyl Jump, il DJ del popolo, il DJ Irpino, eccolo qua. Col suo cartello che ormai sta spopolando, vedo gente per strada con questi cartelli. Forza Waiuni, applauso spontaneo. Non lo voglio nemmeno più tradurre, perché parlare irpino è parlare italiano. L'irpino si capisce in tutto il mondo. Oppure Ciapo Timmo fa, vai con le risate isteriche, quelle dove vi buttate a terra e ridete, benissimo, benissimo. E allora ci siamo, prima però Vinyl Jump, ormai ci hai abituato con le tue massime. La massima della puntata odierna qual è? Questa è una minima. Gli occhi sono peggio di scoppettate, ma ce la potimmo fa. Bellissima, bellissima. Gli occhi sono peggio delle fucilate, ma ce la possiamo fare. A Napoli anche si dice gli occhi sono peggio di scoppettate, ce la potimmo fa. Ecco, ma noi siamo un popolo, la Campania è tutta unita, così dobbiamo essere, perché noi ci dobbiamo difendere. Bene, io vi lascio in compagnia di Chiara. Inizia un'altra puntata di Cab Doc, mi raccomando. Okay. Sono un muratore, vorrei fare cabaret. E perché? Perché le devi in crisi. E quindi ci volesse mettere in crisi pure a noi. Sicurezza, per favore. Forza, vabbè, ma io sono un muratore e costruisco pure battute. E io sono demolitore e tapigli con piccone, forza. No, un momento, ma io tengo pure un tormentore. Cagarci a cardarello, ti fai una risatella. Se fai ridere non lo so, ma sicuro ti vanno un CTO, vieni. Ah, è un teatro. Ma quando mai? È un ospitale, vieni. Ma c'è un uomo. Non mi interessa, fuori. Finalmente l'hanno portato via. E allora siamo pronti, può partire la sigla, inizia la trasmissione. Io sono Chiara e lei è la mia cara Miss. Insieme difendiamo la risata riportandola, come direi, ai vecchi splendori. E allora, come il sapone per il corpo, così la risata è per l'anima. Sì, ma... Ancora. La prossima volta io ti faccio... No, non devi proprio stare qui. Per favore, regia, le altre puntate io non lo voglio nemmeno sentire. Chiaro? Ok? Anche perché è buio, è scuro, si confonde. Non lo voglio proprio sentire, niente. Dunque, dicevo... Laviamoci, ripuliamoci tutti con l'ospite di questa sera. Vediamolo nel video. Io e te ci siamo conosciuti soprattutto per una passione che abbiamo, il sì. Teatro. Perché quando si parla di Antonio Fiorillo, uno dice ok sì, la sai l'ultima, ok sì, il cabaret, ok sì. Ma Antonio Fiorillo è un attore di teatro, è un attore che ha fatto La Gavetta, è un attore che... Quanti anni sono? Adesso sono 26 anni. A gennaio del 1994, insomma, come dice la gente, fui la prima Marchetta. Il primo del set, Marchetta, non in quello che pensano la gente, ma per quanto riguarda, diciamo, proprio la prima cosa da professionista. Infatti nel 2019 ho fatto uno spettacolo che si chiama Non usciamo più la sera, in diverse tappe. Ho portato, tu parlavi di teatro, giustamente, ho portato il teatro negli spazi dove praticamente non si fa il teatro. Era per i miei 25 anni di teatro, quindi 25 più 1 fanno praticamente 26. È una gavetta che conosci anche tu, perché io veramente ho iniziato non essendo figlio d'arte, non avendo praticamente una famiglia vicina a quello che poteva essere il mondo dello spettacolo, e nemmeno avendo fatto degli studi al di fuori del teatro. È stata veramente questa grande passione che mi ha portato a fare questo lavoro, e devo ringraziare nel salto al professionismo due cose. La sai l'ultima che dicevi tu, certo, che era questa trasmissione di barzellette che purtroppo non si fa più, ed è anche Oscar Di Mai. Esatto, anche Oscar Di Mai, che io ho conosciuto quando ero ragazzino. Perché, sì, perché lui, esatto, lo possiamo dire che tuo padre... possiamo dire? Sì, sì, no, diciamo. Tuo padre recitava lì a San Lazzaro ed era...
molto molto voluto bene sia dalla signora Conte che anche da Olimpia Di Maio, sì. E quindi ha avuto modo di conoscere. E la cosa bella, quando io e Antonio abbiamo stretto amicizia, la cosa che mi ha colpito molto di Antonio è che Antonio è un colto. Cioè, ma io quando dico un colto, intendo un colto, è una persona che sa di tutto, di più, di tutto quello che è la storia del teatro napoletano, del cabaret napoletano. Con lui ho condiviso, abbiamo guardato insieme delle foto antiche, lui sapeva nome, cognome, ma stiamo parlando degli anni 30, quindi vuol dire che tu sei un appassionato, sei una persona che ama quello che fa, e questa già è una cosa bella. Io a volte dico una cosa che può sembrare triste, io da bambino ho sempre più amato gli attori che le persone. Uno degli attori preferiti dei Manetti Bros, ti chiamano sempre quando ci hanno... Ho fatto diverse cose con loro. Diverse cose, poi Benvenuti al Sud. Io prima di Benvenuti al Sud faccio l'attore da tanto tempo e ho fatto come ruoli 3 film. Dopo Benvenuti al Sud ne ho fatti 24. E quindi ti ha portato bene. Molto. Esatto. Grazie a Luca Miniero. Grazie anche a Alessandro. Ad Alessandro Siani, a Claudio Bisi, agli sceneggiatori. Esatto. Parliamo un po' del cabaret, il cabaret napoletano. Il cabaret oggi è importante, no? Che ci sono tutte queste trasmissioni che danno visibilità a tanti cabarettisti. Abbiamo una campani, diciamo, tanti cabarettisti campani. Io credo che il vero cabaret si fermi agli anni 80, ti dico proprio la verità. E questo che praticamente viviamo adesso, e mi sento anch'io all'interno, e ti senti anche tu, sì, perché siamo stati compagni di tante serate, sì, tante notti in bianco, di tante notti in bianco a ridere, diciamolo, a quando ridere, la cosa più bella è a giocare e a pariare sulle pariare, diciamo. Perché non è una cosa che si dice, il rapporto fra me e Carlo va al di là di quello del lavoro. E non è come dicono gli altri, perché purtroppo questo è un mestiere, tra virgolette, dove gli amici, quelli veri, sono praticamente veramente pochi, se non nulli. Ma non perché non ci vogliamo bene, perché si ha paura un poco di aprirsi. No, è un mestiere che... Qual è la differenza fra questo lavoro e gli altri? Che praticamente mettendo i nostri corpi, mettendo le nostre vite in gioco, le vite degli altri ci fanno praticamente paura. E allora a volte cerchiamo di non confondere e non dare le nostre cose agli altri. Però fra me e Carlo questa cosa dalla prima volta è stato come quando praticamente tu esci con una ragazza, tu quando esci con una guaglione che fai l'attore, Carlo no perché ormai è sposato da tanti anni, quindi non riesce a una guaglione, sarà 30 anni. E allora praticamente la prima cosa che uno dice quando fa questo lavoro, dice, tu devi pensare a me come persona, ma non a me come attore, perché altrimenti è una dimensione falsata. Quella dimensione falsata fra me e lui non esiste. Tutto questo per ritornare a dire che noi siamo comici di una generazione che già è passata, sì, ma non siamo passati. È una generazione passata, ma noi non siamo passati. Adesso c'è un linguaggio diverso, c'è il web, c'è la brevità di una certa televisione. Le cose che fanno adesso nel web o in televisione, 20 anni fa, quando abbiamo iniziato noi, lui è un po' più grande di me, 25 anni fa, erano completamente impensabili, perché si facevano degli sketch in televisione, che io mi ricordo anche a Tele Garibaldi, degli sketch che duravano 10-12 minuti. Oggi è impensabile. Mo' è impensabile. Mo' devi fare 40 secondi, 50 secondi. 40 secondi, 50 secondi. Ma tu, in 40-50 secondi di un timer, che cosa vai a dire? Carlo, c'è una nuova generazione, non facciamo noi, di ragazzi che sono straordinari, dei tempi spettacolari, meravigliosi. Questo fa bene un cabaret. Senti Antonio, due progetti futuri, a parte quello di venire in trasmissione presso gli studi di più N. Io voglio venire in trasmissione a più N per due ragioni. Prima cosa, perché so che questo progetto della tua trasmissione veramente già me ne parlavi da tanto, sì, tempo, e mi fa piacere che si sia realizzato in quella televisione che io vedo e che soprattutto mia madre vede, perché fanno anche le repliche delle fiction, sì, sì, e quindi si vede tutte queste cose di, si può dire, di Gabriel Carco, sì, 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 sì. Passate anche una fiction che ho fatto io, che era Pupetta Maresca di, sì, Odorisio. E per la seconda ragione è perché praticamente lì vorrei fare il cabaret
però con un pezzo. Esatto. Io vengo da te, vengo a fare un omaggio a Riccardo Pazzaglia. Perfetto. Se a te fa piacere. Certo. Immagino un finale di una commedia di un uomo che sta per tuffarsi da un trampolino in una... Sì, io vorrei scrivere un film e scivola, si fa male il piede. Trampolino di lancio. Quindi trampolino. Hashtag trampolino. Ok, ciao. E oggi abbiamo con noi un personaggio, oserei dire, a 360 gradi. E allora io voglio subito chiedere al nostro Vinyl Giampi quale pezzo accoglierà il nostro ospite. Yaba yaba da buuuu. Stavolta siamo un po' nervosi, nevrotici. Ho con me una rarissima copia giapponese dei Beatles. Eccola qui. La Mila Anurka? No, la Apple. Questa è il singolo di Hey Jude, lato B Revolution, versione Made in Japan, originale ovviamente. Ce lo andiamo ad ascoltare. Mentre loro ci proponevano la Apple, a Napoli i mitici Shampoo la coverizzavano con la Mila Anurka. Bravi anche loro. The Beatles. The minute you let her under your skin, then you begin. Grazie Chiara, sei sempre molto carina nelle tue presentazioni. Buon Natale amici di Più N, grazie per questa bella possibilità che mi avete dato ospitandomi in questa meravigliosa trasmissione che è Cab Doc. Io in questo giorno meraviglioso voglio farvi riflettere su una cosa. Mo state mangiando, state là a tavola, state mangiando... Che cosa si mangia a Natale? Si può mangiare la pasta al forno, il capretto, il castagno, il nocello? Ma secondo voi, io come persona, passi inosservate? Ho sentito che tutti avete fatto no... Io quando cammino per strada tengo un problema troppo grosso. Io cammino, la gente mi fa: oh, ma com'è lungo, ma com'è grosso, oh, ma chi lo sa perché si mangi, ma che te ne importa, venga a casa tua e apri il tuo piatto. E un'altra cosa che dice la gente: ma femmici, voglio vieni a casa, tu sei fortunato. Io, tu c'hai una virtù. Pensa che l'altezza è mezza bellezza, a me sta bene, volessi sapere che la dammità, in dammità mi ha reggiuto a frenare. E l'altra cosa che succede, c'è uno studio americano che dice che un bambino sovrappeso ha l'80% la possibilità di diventare un adulto sovrappeso. Io mi ricordo quando ero piccolo, le mie nonne, le mie zie prendevano queste due dita che sono l'indice e il medio, mi stringevano la guancia fin quando mi facevano una mulignana, facevano come si belli gli atti! E tu cresci questa cosa che pensi che queste misure XXL siano un fatto positivo, invece no. Queste misure mi hanno portato a difficoltà per i vestiti, per le scarpe, per la macchina, difficoltà da prima di nascere. Pensate che il dottore a mia madre per fargli l'ecografia nello studio ha cattivo maxi schermo, se no non c'entra sì. E poi tutti i bambini li mettono sul lettino, a me per sicurezza mi mettono in una stanza dove fuori c'era scritto ponteggi in allestimento. Poi mi misero in una stanza dove mettono tutti i bambini per lavarli, entrò un'infermiera, mi guardò, cioè ti hai visto dottore, subito ha fatto, già sei spugliato. Poi mi mise nel nido un bambino. Il nido è una grande stanza dove a un certo punto c'è un orario, si sposta la tenda, tutti guardano il bambino, o nonno mi vicina, nonna amicette, sposta la tenda. Sta una cosa strana in Donide, sta un formiere con cadmesala di creatura. Poi mi portarono a casa, la prima cosa che io capì è che mia madre era pericolosa, perché vi ricordate i bambini, quelli della mia generazione, che non camminavano buono, camminavano in due girelle, io camminavo in da cariola. E un girello che fa? Ti blocca e cosce e ti fa muovere in mano. E se per caso tua madre ha messo la cera sul pavimento e il rutello e lo girello fanno con il mio flipper, tum 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 tum. Poi cresci
e vedi che i bambini che vivono nel tuo quartiere sono cattivissimi. Quando giocavamo nel mio quartiere, quando giocavamo a guardie e ladri, a me mi facevano fuoco commissariato. Quando giocavamo ai tre porcellini, a me mi facevano fare a casa. E poi la cosa importante, se voi, pure i bambini che voi tenete a tavola, se prendete l'etichetta dietro la maglietta e leggete, come sono le taglie dei bambini? Le taglie dei bambini sono piccolissime, sono S, XS, small, a casa mia come taglia, stata parla da XXXXXX. Alle tue cartelline scrive una L perché a Nanzi è finito lo spazio. E poi mi ricordo i bambini della mia generazione che avevano queste magliette piccole, chi con la faccia Topolino, chi con la faccia Paperino, sulla mia maglietta c'è tutta la famiglia della Walt Disney. Poi cresci, diventi adolescente e capisci che a questa tua estrema altezza si accompagna anche un peso eccessivo. Allora io mi rivolgo a voi, voi che state là, che state mangiando, sì, mo venga a casa vostra e mangi insieme a voi un bel tavolo di 15 persone. Se mangia una persona magra non la guarda nessuno. La persona in sovrappeso, mentre sta parlando con te, per un secondo si scorda che è chiatto. Pigli una mollica di pane, una coppa a tavola e sta mette in bocca, ha fatto la cosa peggiore della vita sua. Che ci passa passare da guarda, pure se non la conosci fa. Stai sempre a mangiare a tu, eh. E poi mi ricordo, anzi voglio parlare di cose di vita quotidiana. Una persona di corporatura normale arriva in un palazzo a Napoli, entra in un ascensore e non succede niente, perché si arriva sotto l'ascensore, il pulsante si apre la porta, entra e fa quello che deve fare. Se uno come me arriva sotto un ascensore, sapete cosa succede? Sarà per l'ascensore. A chi incontri la gente più corta del mondo, 1,50 m, 1,60 m, la chiti ci impaurito, in domani su quadro, fanno, oh ma tu hai capito, chi sta da trasicca, oi? Poi tu guardi, leggi una cosa in faccia al muro, leggi una capienza, 8 persone, 600 kg, tu guarda, ma sa fa sim secondo te? E che trasuto l'elefante, che sto cicchi in tuo palazzo. Un'altra cosa che succede, quando noi prendiamo la patente e leggiamo il manuale di teoria o gli articoli del codice della strada, cosa dice il codice della strada quando si ferma un autoveicolo? Dice tre cose, dice togliere il veicolo per non intralciare la circolazione, mettere il triangolo, indossare il giubbino, conoscete che lo giubbino, che l'arancione che sta in macchina per segnalare a me che lo giubbino mi arriva qua. Io già tengo il giubbino che paro tu. Sto più avvicinato alla macchina per chiamare là, c'è qualcuno che ti venga a prendere, passa sempre la macchina in amico tuoi che non birano, parlando a marci indietro, incuriosito. A calofono e siero, tu guardi, che re, si è rotta la macchina. No, sto perdendo tempo, mi esavi. La seconda domanda che ti faccio, ma la macchina che te? Che ne sai, mica faccio meccanico, vieni a bere tu. Arrapo il cofano, con la saccenza di chi non sa fa, che non ci sta bisogno e lascia. Questa è la batteria, se tu la macchina la spingi, quella parte, essa se ne va, e tu rimani là che non sai se mettere la seconda e mettere in moto, la più sportiva ti ha guardato attorno. Se la spingi una persona di corporatura normale o una donna bella, c'è sempre quello che passa e dice vuole una mano? Si avotti sotto solo, tu surato, in coppa naso aiuto, 15 agosto, un suo clopero, un zaino. Passa coccarone e fa vut, ghiatto, vut, fa bene, va! Grazie. Grazie agli amici di Più N, grazie a tutti voi che siete a casa in questo meraviglioso giorno. Buon Natale e anche felice anno nuovo 2020. Non mi ricite niente, mi stanno chiamando a già fare un po' di tumbulel e soprattutto mi ha già mangiato la cassata e il panettone. Io sono napoletano, ma mi mangio il panettone. Grazie a tutti, ciao! Allora, ma veniamo a noi, cioè alla parte finale della nostra trasmissione, dunque alla sigla. Vedo già accanto a me, sempre prontissime, la sedia bianca e il cajon. E quindi accanto a me sempre loro, Leo Coppola e Marco Napoletano.
Ciao ragazzi, benvenuti, benvenuti nuovamente, sempre un grandissimo piacere avervi qui. Ebbene, questa sera insomma un momento, come dire, romantico, ecco, sì, mi viene da dire proprio un momento romantico. In qualche modo un musicista che parla d'amore, ma che nell'amore ci mette anche secondo me l'ambiente, la natura, non lo so, un qualcosa che ha a che fare con un richiamo, sì, ambientalista se vogliamo, non so, ma vediamo, ci dirà sicuramente meglio lui. Signore e signori, qui a Cab Doc, Enzo Gragnaniello! Eccolo, Enzo. Che meraviglia, che meraviglia. Che stile. Io benissimo, benissimo. Allora, Enzo, come dicevo, io sono molto contenta di averti qui perché porti la tua anima sensibile accanto a noi, insieme voi tre, tra l'altro so che suonate da tanto tempo. Sono 20 anni che suoniamo insieme. Per Bacco, 20 anni sono veramente... Li ho conosciuti quando io facevo lo scaricante di Porto, ecco. Lo facevano insieme a me a Basciamarina. Lui suonava la chitarra e lui portava le casse di sigarette, però faceva un po' di ritmo, un coppia e casse di sigarette. Esatto, e quindi già si intuiva. Ho detto facciamo una band. Perché ricordiamo che tu vieni comunque da una vita difficile, cioè non è un percorso facile quello che ti ha portato alla musica. Ma io vengo da una realtà che mi ha insegnato tanto, una realtà povera però ricca di spirito. E infatti tu sei un uomo, come dire, che parla d'amore, sì, che vive d'amore, che vive, sì, per l'amore. Ma cos'è per te l'amore? Ma l'amore per me è che se tu sei nato mela, perché vuoi fumare mandarino? Cioè, l'amore è va, l'amore non si è sui due corpi che si uniscono, l'amore è spirito. Oh, è certo. Come un albero che cresce e diventa un'edera, una pianta rampicante. Sicuramente, sicuramente, quindi mantenere comunque l'essenza, essere, certo, fedeli all'essenza della, sì, mela in qualche modo. Sì, la mela. Capisco, la mela è importante. L'essenza la della mela, la mela è la vita. Non ne ho telefonina, mela. Infatti, mela infatti, infatti tu spesso parli di frutta, di fiori, perché, sì, l'ecologia è importante, l'ambiente, sì, è la radice forse, la radice, sì, terrena. Sì. È questo, vero? Sì, è questo. Bene. E io perciò sono andato al Festival dei Fiori con il pezzo Alberi, proprio, perfetto, per dare una mano anche all'ambiente. E allora diamo tutti insieme una mano all'ambiente. Lo sto senza voce e canto questa canzone senza voce. Ma perché lo canti, la canzone? Ho vinto anche il premio Tenco, il quarto, ci tengo a dire, il quarto premio Tenco. E allora, signore e signori, non ci capito, comanda fatti chi serve il premio a me, però l'ho vinto. Vabbè, quello è l'importante. E comunque, signori e signori, senza voce, ma, sì, con amore, Enzo Gragnaniello! Guardami dall'occhio, amore, io voglio ridere ancora, aspettando la sera, casa fa nero cielo, e se ne scendo sopra, e se ne scendo cuore, si mo resta solo. Parlami in tuo suono, amore, e non mi scende, no, non me ne importa niente, si passa ancora tempo, a te non ti fa niente. A me se piglio vinto insieme ad un argento che già si va da te. E senza più parole che mi fanno male, e fa più male il cuore, si mi resta solo. Parlami d'amore, amore, e la sandella croce, parla senza voce, e senza più paura, fa parlare l'amore, e senza più tormenta, poi ci penso tempo, a ci fa liberare.